Sì! Ecco lo Stivello Magna, ragazzi, ragazzi, di nuovo nel canale, tutti quanti carichi e pimpanti per un'altra serata di gala. Inter-Juve sta per aprirsi alle porte e dovremo portare a casa i 3 punti per poter andare avanti dalla semifinale alla finale. Allora partiamo subito con i ringraziamenti speciali a tutti i nuovi iscritti, ragazzi, ancora tantissimi, vi siete riversati nel canale e siete pronti a darmi supporto in questi mesi. E poi un altro bel abbraccio caloroso a tutti quelli che invece tutti i giorni mi seguono ogni pomeriggio, ogni sera nei commenti, nella chat, con analisi importanti e molto ferrate su tutto il mondo Juve. Partiamo subito col discorso riferito al calciomercato e alla mia personale analisi e parere, che non può che ritenersi insufficiente, negativo, proprio perché Paratici non è stato in grado di sfruttare delle occasioni veramente ghiotte, anche a prezzi bassissimi, portare da casa dei giocatori di livelli altissimi, partendo da Milik per l'attacco, che poteva arrivare soltanto pagandogli l'ingaggio, dato che era in scadenza. Depay, che essendo anche lui in scadenza adesso, a 31 dicembre, fine anno, sarebbe bastato 5 milioni per portarlo da noi. Diego Costa, stessa cosa, 5 milioni di ingaggio, lo portavi a casa. E questo è per l'attacco. E poi per il centrocampo, vabbè, non possiamo non parlare della del mancato acquisto di Locatelli, che comunque con le contropartite che avevamo potevamo tranquillamente acciuffarlo, perché comunque Sassuolo aveva dato più volte il via libera all'operazione se la Juve avesse garantito i 30 milioni, parte cash e contropartita. E stesso discorso anche per Aouar, ragazzi, cioè noi abbiamo buttato al vento un'occasione con lui, perché abbiamo ritardato prima cosa l'addio di Khedira, che è arrivato soltanto poche ore prima della chiusura del calciomercato, e poi anche Bernardeschi, che non siamo riusciti a piazzarlo. Cioè, ok, va bene non mandare via un giocatore controvoglia per 20 milioni, però se tu sei la società e vuoi tenere certi risultati e obiettivi, devi importi al di là dei giocatori, al di là dell'affezionarsi alle persone, perché il business è una cosa e l'amicizia è un'altra. E purtroppo in questi casi molte volte la società non ha fatto vedere il pugno duro. Quindi qui parliamo di centrocampo attacco. In difesa, fondamentalmente, la squadra c'è, perché siamo comunque la miglior difesa in campionato, quindi non mi sento di dire che potremmo fare di più, perché i giocatori che abbiamo ora come ora sono veramente forti e alcuni di loro sono il prospetto futuro della Juve. Però c'è da dire spezzare una lancia fuori della Juve, dell'operato di Paratici e della dirigenza, che hanno preso giocatori giovani e futuribili quali Rovella, Ache e Dabò, che comunque faranno la loro esperienza, uno al Genoa, uno e gli altri due nell'Under 23, per poi risalire la gerarchia e magari diventare dei buoni giocatori, anche degli ottimi giocatori nella nostra rosa, in prima squadra. E poi Fagioli promosso e Dragusin promossi in prima squadra, quelli sono, secondo me, i veri acquisti degni di nota, di cui possiamo parlare veramente ed essere orgogliosi, perché è la prima volta che vediamo una società capace di svecchiare piano piano la rosa in un progetto di 1-2 anni, perché ha cominciato già ai tempi di Sarri e con Pirlo si è metabolizzato e si è cominciata questa metamorfosi, appunto, da senatori passare piano piano a una squadra giovane con qualche giocatore di esperienza. E quindi bisogna dare adito alla società per aver fatto questi bei colpi e questi bei investimenti sul futuro, appoggiandosi all'Under 23 e creare veramente dei giovani di talento senza dover andare a spendere fuori all'estero. E questo bisogna veramente spezzare la lancia al favore di Paratici e compagnia bella. Però per tutto il resto, diciamo, se devo dare un voto generale al calciomercato della Juve, non posso che dare un voto insufficiente, non grave insufficienza, però un 5,5, perché secondo me si poteva prendere almeno 1-2 giocatori, neanche blasonatissimi, magari anche lo Scamacca di turno e Locatelli a centrocampo, potevo anche farla passare, nel senso che almeno avremmo tappato i buchi nel reparto in cui siamo corti, e quindi potevo considerare comunque l'utile al dilettevole, cioè avremmo comunque colmato dei gap. E comunque lasciamo ai critici, diciamo, di calciomercato il dire: ah, ma dovevano prendere dei top player. Questo comunque è un'altra cosa che si potrebbe dire in più. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Io mi auguro che comunque a giugno, quando ci sarà molto più tempo per fare certe manovre e a bocce ferme, a mente fredda, si riuscirà sicuramente a far partire i giocatori che devono partire a gennaio, per poi arrivare a dei giocatori di livello altissimo, quali vi ho già fatto Pogba e Aouar,
e chissà perché per l'attacco che non arrivi Depay. E quindi queste sono un po' le nostre speranze, i nostri sogni da tifosi juventini. E poi nella seconda parte del video voglio parlarvi un po' dello scandalo della FCC che riguarda appunto Suarez e quello che è successo il 17 settembre quando fece il test per arrivare da noi e prendere il passaporto. E poi l'analisi veloce della partita Inter-Juve con Pirlo che potrebbe schierare la miglior formazione disponibile adesso. Allora, intanto trovo veramente scandaloso quello che sta succedendo nei confronti della Juve. Sia a livello calcistico con quei tentativi appunto di rimandare allora, la Supercoppa italiana, cosa che non è riuscita De Laurentiis per fortuna, e poi l'aver fatto giocare una partita che era stata vinta a tavolino per non aver rispettato delle regole ufficiali della federazione, è riuscita a posticiparla e falsando leggermente il campionato da questo punto di vista, perché noi risultiamo con 3 punti in meno, quindi a livello psicologico abbiamo preso un contraccolpo enorme e tra l'altro abbiamo perso anche con la Fiorentina in casa 3-0 dopo quella notizia. E quindi questa è la prima cosa. E poi essere perseguiti penalmente per una questione che non è neanche sicura e tra l'altro la federazione non sta neanche liberando le carte che rivelano quello che sta succedendo esattamente nella procura di Perugia. Cioè nessuno sa esattamente quello che sta succedendo, però la Juve rimane indagata, cioè non vogliono chiudere il caso e vogliono praticamente mantenere la stampa. Abbraccare la società juventina per fare ascolti, per far vendere giornali e mettere veramente pressione ed ansia a una squadra che vince da 9 anni di fila, quindi la vedo un po' una strumentalizzazione. Tra l'altro, Suarez sarebbe dovuto venire alla Juve e per il Barcellona era l'affare migliore, non all'Atletico Madrid. Però cosa è successo? Semplicemente la Juve si è accorta in tempo debito che il giocatore non poteva finire l'esame di italiano in tempo e quindi non le hanno annullati, cioè non hanno fatto nulla e Paratici, appunto nella telefonata che ha fatto al Ministero, ha semplicemente chiesto una mano per velocizzare le procedure. Quando si è capito che non si poteva fare, è stato bloccato tutto e appunto Suarez, che aveva già aveva il passaporto extracomunitario ma non italiano, è riuscito ad andare all'Atletico Madrid perché avevano gli slot liberi per lui. Quindi non c'è nulla di oscuro, nulla di pericoloso, di dannoso, però è stato visto questo. Poi, chiudendo il capitolo, andiamo a vedere quello che sarà di Inter-Juve. La Juve schiererà probabilmente Buffon in porta, anche se molti siti danno Szczęsny per fatto, per titolare. In difesa ci sarà Danilo, Cuadrado esterni, Chiellini e De Ligt, quindi Chiellini preferito a Bonucci ad affiancare De Ligt. A centrocampo Chiesa, McKennie, Bentancur e Rabiot. E in attacco Ronaldo e Morata. Vediamo se c'era spazio al posto di uno dei due per Kulusevski. Potrebbe esserci anche quel caso lì. Ed Arthur. Strano che sia fuori dagli 11, ma probabilmente Pirlo lo vuole far rifiatare e magari inserirlo nel secondo tempo, tenendo conto che l'Inter non ha né Lukaku né Hakimi né D'Ambrosio, quindi 3 punti di diamante della squadra. Ragazzi, fatemi sapere cosa voi ne pensate del video, lasciate un bel pollicione in alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella dell'allarme. Un bacio e un abbraccio, ragazzi, se mai domani vi vuole bene, a presto!